Secondo giorno in Danimarca. Ho dormito alla grande, quindi oggi nessuna visita. Mi auguro che la visita ieri del parco sia stata gratificante non solo per me. Allora, oggi, visto che non faccio visite, ho sicuramente più tempo, anche se ormai sono già le 7. E comunque ho da finire, da far fuori la mozzarella e quindi ho pensato di fare le mozzarelle in carrozza. Partiamo dagli ingredienti. Questi qua sono gli ingredienti che dovrebbero essere sufficienti per fare 12 mozzarelle in carrozza, tenuto conto che per ogni fetta di pan carré faccio una mozzarella in carrozza. Ho messo giù un po' di farina. Qua ci sono due uova, probabilmente. Secondo me ne servirà un'altra, comunque due uova con mezzo cucchiaino di sale striminzito e un po' di pepe. Qua c'è la mozzarella e qua il pan grattato che adesso mettiamo in questo contenitore. Primo step, prendere ogni fetta di pan carré e tirargli via il bordino. Perché questo? Perché il bordino, poi quando viene il pan carré viene infarinato e poi messo nell'uovo, praticamente non gli si appiccica. Terminata la prima parte. Tutto questo cocò, vado fuori, visto che ci sono tanti uccellini. Se lo mangiano il pan carré. Secondo procedimento, prima di incorporare la mozzarella, ovviamente va tagliata. Se non mi basta, c'ho la mozzarella e la scamorza affumicata che va benissimo anche lei, non basta, quindi devo aprire la scamorza affumicata che è qua. Voilà. Alla scamorza non ci aggiungo sale perché è più saporita e la piazzo qua. Schiacciamo bene. A questo punto si passa alla infarinatura. Quindi sposto un po' il tutto. Adesso deve avvenire il taglio finale. Eccole qua, le prime due. Questa schiacciatina ancora, taglio, coltelli come al solito, proprio quelli adeguati, e poi infarinatura. Arriviamo al momento topico. Consiglio due forchette. E il cucchiaino per dopo. Allora, guardiamo bene, un passaggio, la si gira, due passaggi, poi mi raccomando i bordi, voilà, e poi mescolare un po' e la si butta direttamente
qua. Stesso procedimento per ciascuna. La immergiamo nel pan carré. Due cucchiaini. In modo che anche qua si lavora molto più velocemente. E voilà. La prima è pronta. Meno uovo c'è e più fa fatica ad attaccarsi al pan carré, e quindi dovete girarlo, sollevarlo così, guardate, fare così, che sennò adesso vedete le prossime ne faccio ancora una, poi ci metto l'uovo, ci devo mettere anche ancora un po' di pan grattato. Ecco qua il pan grattato. Op. L'ovetto. Prendiamo questo. Io di solito quando sono a casa, altro che 12. Di solito me ne faccio 24, in modo che per almeno 5 volte, ultimamente ne mangio 4 o 5. Eccolo qua pronto il vassoietto con le 12 mozzarelle in carrozza, come avete visto. Quindi per 12, 3 uova sono sufficienti, è rimasta proprio una miseria di uovo. Vabbè, ormai io l'occhio ce l'ho e anche il pan grattato ne è rimasto un po', mi spiace buttarlo via, però un pan grattato di uovo e anche la farina alla fine, dai, ne è rimasta poca. Avrei potuto usare ancora meno ingredienti, non bisogna buttare via mai niente, oltretutto considerato quanto costa la roba adesso. Qualcuno fa una doppia infarinata e doppia buttata di uovo, ma secondo me, qualche chef, secondo me così sono il top. Sono leggere perché veramente non sono pesanti. E il mio consiglio è quello di fare solo una passata farina, uovo, pan grattato e via. Adesso vanno in frigorifero per almeno 20 minuti, o sempre una mezz'oretta le lascio, così si solidificano bene tutte e quindi poi vanno buttate in una padella o in una pentola con l'olio. E però vediamo dopo il procedimento finale. Siamo giunti alla fase finale, la frittura. Allora, l'olio è già caldo, prova sempre stuzzichino, se fa le bollicine vuol dire che l'olio è in temperatura, e quindi io uso la pentola, che meno, anche perché la padella che ho è troppo bassa, non va bene. Vai, una, due e tre, faccio tre mozzarelle in carrozza alla volta. Non so se mi vedete, ma forse è meglio che non mi vediate. Cuociono in un attimo. Ora sono passati 40 secondi. Le giro dall'altra parte. Ci sarà una bella puzza di fritto stanotte. Anche perché è vero che anche qua in Danimarca non ci sono zanzare, io non lo so, sono tutte in Italia, le producono là, oltre alle vespe. Ok, mezzega. D'altronde non c'ho l'attrezzo ideale.
fare questo lavoro. Il turbovente, bisogna accendere il turbovente. Me l'ero dimenticato. Qua non c'è la cappa. La linea, ragazzi, è praticamente perfetta. Secondo me sono partito che pesavo 69. Secondo me sono già sotto, sono sui 68, perché faccio un pranzo al giorno, faccio una colazione e la cena la sera e basta. Sì, vabbè, poi mangio qualche altra cosa di notte verso le 1:30 più o meno, le 2, poi alle 3:30 più o meno, a volte anche le 4, vado a dormire. Il basilico italiano l'ho lasciato in Germania quando ho fatto il carico d'acqua in quel posticino che ero in quel canyon, e ho tirato fuori il basilico per fargli prendere un po' di sole e l'ho lasciato là. Comunque qua lo trovi, adesso ormai è una settimana che ce l'ho con me, gli do da bere una volta ogni 2 giorni, appena posso gli faccio prendere un po' di sole e si comporta bene. Anche perché domani o dopodomani devo fare il sugo rosso, poi magari provo a fare la pizza. Mi distraggo. Ok, queste 6 sono quelle che vanno in freezer, mentre le prossime 6 sono quelle che mi mangio. E vi garantisco, pur essendo fritte, non sono pesanti, non so perché, tant'è che riesce a mangiarle anche mia madre, che ha qualche problema di esofagite, e quando mangia le mozzarelle in carrozza non gli succede niente. L'ultima fase è che queste qua, che andranno in freezer, le faccio raffreddare, poi le metterò in un sacchetto e le metto in freezer. Queste qua invece ce le pappiamo tutte. No, non lo so, boh, inizio a mangiarne 4. Poi tanto so già che... Pronti? Come? Amiche e amici del pianeta, eccoci per la seconda visita in terra danese. Qui ci troviamo al Middelaldercentret, siamo a 4 km da Nykøbing, se ricordo bene Falster, che è la cittadina più grande dell'isola. E dopo le spiagge, questa isola è famosa per le sue belle spiagge, ma dopo le spiagge questa che andiamo a visitare è la seconda attrazione, ed è rinomata in tutta Europa perché, a seconda degli esperti, è il villaggio, è la ricostruzione di un villaggio medievale meglio riuscita. Quindi non ci resta che andare a vedere dentro veramente come sia questo villaggio medievale che ricostruisce le attività che si svolgevano durante il XV secolo. L'area si suddivide principalmente in due parti, una parte che si chiama, non mi ricordo, Sundkøbing, che è quella in cui siamo in questo momento, e che riporta fondamentalmente, ricostruisce una città mercato danese del periodo medievale. Quindi ci saranno in giro attori vestiti con i costumi d'epoca come questa signora, e questi attori praticamente faranno vedere i vari tipi di lavoro artigianale che veniva fatta in quel periodo. Quindi la lavorazione del metallo, dello stagno, della lana,
le tinture per i tessuti. L'altra parte invece, che è chiamata la foresta incantata, ha creato un percorso nel quale si vengono ad incontrare le, diciamo, le figure folcloristiche del, le creature, meglio dire così, le creature folcloristiche del periodo medievale scandinavo. Oltre a ciò sono presenti all'interno della foresta incantata, o comunque nell'area, macchinari e armi del periodo rinascimentale. È rinomato questo sito anche perché qua vengono fatte delle ricerche proprio sul Medioevo, e queste ricerche hanno portato alla ricostruzione dei vestiti, delle armi, della tecnologia medievale, diciamo, e anche delle attrezzature subacquee che servivano ovviamente probabilmente per pescare o aggiustare le barche. Qua dove facevano da mangiare, e sopra ovviamente il buco per l'aria, per il fumo che doveva uscire. Non c'è una padella qua, che a me serve una padella di taglia media. Qua. C'hanno proprio, vabbè, queste qua sono per fare il pane, vedete c'è il bordo basso. Andiamo a vedere sta casettina qua, che c'ha la parte della cucina all'esterno. Botte trasformata in sedia. Le scarpe. Sexy, questo zoccolo. Mamma mia, non credo che fossero particolarmente comode. Cosa si cela? Dove lavoravano? C'è un odore di legno che è una meraviglia qua dentro. So if I pull more fiber, I will get a thicker yarn. If I pull less, then I will get a fine yarn. It's a little bit thicker. Oh, yeah. And if I want very fine, I just pull a little bit. That's it. Qua siamo al porto. Già, torniamo, che tra un po' dovrebbe esserci la cricca dei cavalieri che si sfidano. La tribuna si sta popolando. Thank you.
Kinder erzählen, wenn Millionär oder Schwerinter. Wolfram von Lauterbach. Sono senza casco proprio. Spavaldo. Concentrare quel. Questo qua si è comprato il pubblico, eh. Là là, questo è difficile, eh? Devono centrare il coro lì. Ahia, mancato. Preso. He's got a sweet chest. Let's leave you seen. She no more choke. Can't have ten. He could have eager. Mondo mancato. No more three. Scorpers. Mondo mancato. So yeah. Ay. He's dancing up. Good kind of Wolfram von Lauterbach. For sure. Litigare con il che ci deve la birra, non la retta. Passiamo alle spade. È incazzato di brutto. Sono cipolle, devono colpire le cipolle. Ah, le devono tagliare proprio. Una vita nel Medioevo. Qua dove hanno posato le armature. Guarda questa per il cavallo.
qua c'è l'addestramento al tiro con l'arco. Non ho provato il tiro con l'arco perché io in un'altra vita ero un giocoliere, come si è potuto notare, non un arciere. Pollaio del tempo? Che bella barbetta che c'hai, eh? Ciao piccolino! Questi sono i maialotti. C'hai caldo, eh? Col culo al fresco. Quello mi sa che era un forno. Si facevano le focacce, il pane. Una carriola dei tempi. Qua strumenti di lavoro per i cavalli. Sì, proprio di sì. E quella che cos'è? Secondo me è la casetta per i piccioni viaggiatori. Che sperma di roba, eh? Qua ci sono due posti liberi se qualcuno è stanco di vivere. Le armi di tortura. Abbiamo una bambina che è pronta per essere sacrificata. La gabbia per i prigionieri, questa, sicuro. Finita la visita alla città mercato, chiamiamola così, adesso sarei curioso di questo qua, il percorso nella foresta dove si incontrano le creature folcloristiche della Scandinavia. Sa che non sbuca un troll qui dietro qualche alberello. Prima dicevo che sono riusciti a ricostruire delle attrezzature subacquee. Qua c'è un coso da palombaro e un salvagente. Qua si lavora, si lavora di bestia. Ah, che brava, fatta, vedi? Altro lui, sembra proprio uno di quegli uomini forzuti dei tempi, guarda che roba. Questa ci vuole un ingegnere per capire come funzionava. Canon, fan canon, Leonardo da Vinci. How it was the function? Ah, the message, devi, ma guarda che roba! Ma dai! Praticamente tu mandi un messaggio tramite il telefono e i cannoni sparano acqua. Che storia! Ma che roba! Visto come erano avanti al Medioevo, c'avevano già internet, gli mandavi il messaggio e partiva il cannone a getto d'acqua. Credo. Concetto. E se tu giri. Ah, ok, vedi? Occhio. E le pale si muovono. E sì, era per far salire la persona. Sempre un lavoro di leve. Qua cosa ci abbiamo? Per sollevare un sasso. Per marchingegno. Ah sì, quando c'era, guarda qua, l'assalto ai castelli dall'alto, vedi? Op. Questa è
quella più grande, qua c'è quella più piccola, ma delle creature folcloristiche non c'è sta traccia. L'unica cosa che capisco, The House of the Lebrosi, la casa dei lebrosi. Questa sarebbe la creatura folcloristica, The Tre Kirkesten, le tre pietre della chiesa. Questa è the spot the villagers tried to build a church who was so angered by heaven. Ragazzi, cioè l'inglese ormai me lo sono praticamente dimenticato. Sono i sotterranei, l'entrata dei sotterranei, dove quando si dovevano nascondere c'è sempre la figura di un troll. The Old Gallows. Più di 10 criminali furono impiccati qua. La foto turistica ce la possiamo anche evitare. E così siamo giunti al termine della visita. Visto che qua abbiamo questa bella mappa, quello che non sono riuscito a fare sul traghetto lo faccio qua. Allora, noi siamo partiti dalla Germania, da Puttgarden, siamo arrivati a Rodby, da Rodby siamo risaliti, siamo andati a Maribo, abbiamo visto il parco naturale di Maribo, adesso siamo lì, siamo qui al Middelaldercentret. Adesso andiamo a Falster per trovare una laundry e poi o andiamo a visitare delle spiagge oppure risaliamo e andiamo sull'ultima isola, l'isola di Mon, poi da Mon saliamo e andiamo su a Copenaghen.